Bentornati nella nostra Market Highlights, sono le 17.30 e si chiude anche questa quarta giornata di settimana per i mercati azionari europei, una giornata partita alle 9 con un segno positivo di tutte le piazze del vecchio continente e anche la chiusura è altrettanto positiva. Andiamo subito a vedere le percentuali di rialzo partendo dal nostro indice italiano, il FTSE MIB, che sale dell'1,93%, quindi quasi 2 punti di guadagno quest'oggi per Piazza Affari, che sale a 34.358 punti. 1,26% invece il rialzo del DAX di Francoforte, che sale a 19.242 punti, mentre il CAC francese guadagna l'1,32%, quota 7.311 punti. Andiamo adesso in Spagna, dove l'IBEX 35 porta a casa l'1,29%, a quota 11.524 punti, e Londra invece porta a casa, quindi chiude la giornata con un rialzo dello 0,51%, la piazza più penalizzata quest'oggi nonostante il guadagno, 8.071 punti. Eurostock 1,97%, la piazza migliore della giornata con un punteggio di 4.833 punti. Andiamo adesso in America, dove invece la giornata si sta ancora, insomma, nel suo pieno, si sta ancora svolgendo. Partiamo dall'S&P 500, che scende dello 0,12% a quota 5.978 punti. Passiamo al Dow Jones, che è sui valori della vigilia allo 0%, con un punteggio quindi che rimane fermo a 5.978 punti, e concludiamo con il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, che lascia sul terreno lo 0,26%, quota 21.027 punti, quindi giornata piatta per gli indici americani dopo i forti rialzi che si sono verificati la scorsa settimana e anche nei primi giorni della settimana in corso. Andiamo adesso a vedere insieme anche le commodities. Partiamo dal prezzo del petrolio. Sul mercato americano il WTI sta salendo dello 0,81%, quota $68,56 al barile, mentre il Brent inglese prezza $72,27 al barile, il rialzo è dello 0,96%. Giornata fiacca per l'oro, per il prezzo dell'oro, che vede una leggera risalita dello 0,13%, un prezzo ormai lontano dai massimi storici, siamo a 2.575 punti. Concludiamo come sempre con il valore dello spread BTP Bund, che scende a 120 punti, con il decennale italiano del rendimento in calo al 3,54% e quello tedesco al 2,33%. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi qui su You Capital 24.